pieni poteri al sindaco e al suo esecutivo. È quello che sarà chiesto domattina in consiglio comunale a Nocera Inferiore per la vicenda Seta che approda in aula. La delibera che sarà sottoposta all'assise chiede in particolare ai consiglieri di votare l'autorizzazione al sindaco in sede assembleare di nominare un liquidatore, di fissare le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, di stabilire i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla possibilità di cedere rami, beni o diritti dell'azienda, di dare possibilità al sindaco stesso, qualora il procedimento di liquidazione pregiudichi fortemente il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di assicurare con un'ordinanza la prosecuzione dello stesso. La stessa delibera chiede di conferire mandato alla Giunta Comunale di predisporre, se necessario, con urgenza quanto essenziale per assicurare l'espletamento del servizio di igiene ambientale superata la fase della liquidazione ed eventualmente provvedere alla revoca dell'affidamento in essere, di tenere conto dell'evoluzione in atto del quadro legislativo e della auspicabile chiara definizione della competenza in tema di ciclo di gestione dei rifiuti, di autorizzare la concessione del servizio al libero mercato per tramite evidenza pubblica, di statuire che il concessionario dovrà inderogabilmente assicurare gli attuali livelli occupazionali procedendo ad assumere tutto il personale effettivamente operante al cantiere di Nocera Inferiore della Seta. Lo scioglimento al quale noi ci siamo opposti della società è stato già avviato per volontà del socio Cava. Noi siamo nella fase tecnica successiva, che è quella della liquidazione, rispetto alla quale saremo presenti. Io vorrei ancora una volta ricordare un poco a tutti quello che è stato fatto dall'amministrazione in questa fase. Abbiamo detto che noi avremmo tutelato le maestranze lavorative, l'attività degli assessori di settore è stata su questo punto di accompagnamento rispetto alle rappresentanze sindacali e alle maestranze lavorative. Abbiamo incontrato i sindacati ripetutamente in questa fase, quindi non è stata, come dire, non sarà oggi pomeriggio la prima volta, ma l'ennesima conferma di un incontro con le rappresentanze sindacali per seguire questo processo. Aggiungo anche che in questo momento c'è bisogno di tutelare le posizioni di Nocera rispetto alla questione Seta, che è un caso importantissimo per la nostra comunità da seguire, avendo ad occhio soprattutto le ragioni del nostro comune, le ragioni di tutela economica del nostro comune e le ragioni di qualità del servizio e soprattutto le ragioni dei lavoratori.